Signor Michele, anche dal punto di vista dei papà c'è questa esigenza. Beh certo, ci viviamo, giornalmente vediamo questi bambini che non hanno un luogo né sicuro e né adatto a loro e quindi si riversano in strada o nelle vicinanze dei palazzi dove abitano per giocare, per fare le loro attività. Sarebbe sicuramente un'ottima idea averlo qui vicino perché raccoglie un gruppo di abitazioni molto numerosa, dove c'è presenza tanta di bambini e quindi avrebbero un posto dove poter stare in pace e in sicurezza. Poi, come ricordava la signora che avete intervistato prima, è una promessa che hanno ricevuto bene o male tutti quelli che hanno comprato in questa zona, che nel tempo prima possibile si sarebbe realizzato questo parco, che credo che sia anche un vincolo per i costruttori. Una volta che hanno cementificato, devono poi dare un po' di verde o un'area di ricreatività per i bambini. In realtà il parchetto che è qui alla nostra destra nasce proprio come compensazione rispetto al permesso di costruire rilasciato all'ultimo costruttore che ha edificato, però per voi risulta troppo piccolo in prospettiva. Ma non è che penso sia solo per noi, si vede che è molto piccolo per il bacino di bambini che ci sono qui. Poi sicuramente non lo vedo nemmeno tanto riservato e sicuro, non c'è una recinzione ancora, è molto vicino alla strada. Non so se è giusto studiarla in questo modo, in questa grandezza, non spetta a me dirlo, però sembra piccolo, questo è sicuro. Quali altri problemi ci sono nel quartiere di Via dei Pruni che volete sottolineare approfittando Ma di per questa quanto mi occasione? riguarda, noto spessissimo che c'è tantissima spazzatura in giro nel bordo delle strade, plastica che vola da tutte le parti. E poi nell'ultimo periodo, con il risalire delle temperature, abbiamo notato spesso che dalla parte verde qui del bosco sotto a questi palazzi spuntano spesso cinghiali che magari vengono per mangiare perché hanno fame, si avvicinano ai secchi della spazzatura e anche quelli risultano essere un piccolo problema. Per l'amor di Dio, non è che vogliamo sterminarli, però stare in sicurezza sarebbe meglio.